E allora, amici, di nuovo in diretta e come promesso, adesso andiamo dal Gesù di Mugnano, o meglio, dal Gesù della serva di Dio, Suor Maria Pia Brando. Domenica scorsa Mugnano di Napoli ha vissuto un giorno di grande festa. Tutto il paese ha partecipato alla festa del Sacro Cuore di Gesù, o Scausone, come lo chiamano lì, come lo chiamava poi la serva di Dio, Suor Maria Pia Brando. Evento sempre molto sentito da tutti i fedeli che sono accorsi alle celebrazioni e alla processione. Oggi vogliamo raccontarvi questa storia e per farlo raggiungiamo sul posto la carissima Suor Leonia che ci ospita nel santuario proprio del Sacro Cuore di Gesù, dove si trova questa statua miracolosa. Suor Leonia, buongiorno. Buongiorno. Grazie di averci accolto oggi. È un piacere, lo sai, anzi, per il Sacro Cuore, questo ed altro. Oh, che bello, che bello. Allora, Suor Leonia, buongiorno anche, so che ci sono, anche se non si vedono in questo momento, ci sono delle persone lì, quindi buongiorno anche a tutte le persone che sono lì a pregare e rendere omaggio a nostro Signore Gesù. Adesso gli daremo giusto un pochino di fastidio, ma vale la pena, vale la pena. Intanto, auguri per la festa appena passata. Quando si festeggia Gesù, noi in qualche modo ci siamo sempre. Ma raccontateci un po', Sor Leona, come avete vissuto questa festa? È stata una festa bellissima, piena di entusiasmo, di preghiere, confessioni, celebrazioni, persone che sono accorse da tutti i paesi limitrofi qui a Mugnano di Napoli, proprio per onorare il cuore sacratissimo di Gesù. Ed è stata una cosa bellissima, perché non c'è stata una contrada, una strada, una famiglia che non abbia omaggiato il cuore di Gesù con qualche cosa di particolare suo. Tante sono state le dimostrazioni di affetto che ha avuto il Sacro Cuore di Gesù al suo passaggio per le strade di Mugnano. Ma perché è così partecipata questa festa? E prego la regia di mandarmi le immagini della processione e della festa. Perché, Sor Leoni, è così partecipata questa festa? È così È sentita? così partecipata perché il Sacro Cuore è un cuore amabile, è un cuore vivo. Il Sacro Cuore di Gesù, quando incontra le persone, è vivo, è una persona che parla alle braccia aperte e sembra che voglia abbracciare tutti. E diciamo che questa sua amabilità attira tante persone, ma poi dobbiamo dire anche questo, che non c'è una persona che si può lamentare che il Sacro Cuore non sia passato per la sua famiglia in qualche sua sofferenza, anche se diciamo non c'è stata questa guarigione così straordinaria, non c'è stata, però il Sacro Cuore è vicino a ognuno. Ecco perché si chiama anche lo Scausone, perché lui cammina, va nelle famiglie, chiama le persone, se ne chiama lui, chi vuole portare presso il suo cuore, presso di sé. E questa storia dello Scauzone, diciamo, è nata con Suor Maria Pia Brando, Brava, ecco. la quale, dopo aver avuto questa, la visione del cuore di Gesù, che gli diceva: mi devi fare una statua così come mi vedi, perché voglio essere il padrone di questo paese. E quindi Madre Pia ha fatto fare questa statua. Una prima volta lo scultore fece l'immagine, ma non era proprio come lei l'aveva visto. E quindi lei disse: no, devi farlo più bello. La seconda volta la stessa cosa. La terza volta, questo sguardo così amorevole, questo sguardo così attraente, questo sguardo che ti parla. E ognuno lo vede in un modo. La madre Pia disse: va bene, mi posso accontentare. E che cosa volle fare? Volle mettere una teca di vetro intorno alla statua, i sandali ai piedi, ma ogni mattina puntualmente trovavo questo vetro rotto e i sandali deposti a terra. Una mattina la madre mi diceva: ma è impossibile, ma chi viene di notte a fare questo? Pensasse che fosse qualcuno che facesse qualcosa che non andava. Si mise nella postazione giusta e vidi che all'improvviso questi i vetri si ruppero, i sandali giù, e lei capì: ah, tu vuoi stare scalzo, scalzone. E va bene, da oggi in poi non ti metterò più i sandali né la teca,
perché tanti soldi per fare questa tecnica non ce l'ho. E quindi da allora ecco che è nata questa storia dello scout. Lo scout che camminava insieme a Madre Maria Pia per entrare nelle famiglie, guarire e portare la pace, la consolazione e anche il benessere materiale, perché la Madre Maria Pia raccoglieva e dava a chi aveva bisogno, non solo alle orfanelle qui, diciamo nel santuario, che poi aumentarono così tante. Infatti tu hai visto, abbiamo potuto vedere nella sua stanza, la stanzetta dove lei dormiva, aveva queste culle con le bimbe più piccole, le neonate, diciamo, che venivano affidate a lei perché magari nelle famiglie erano tanti, tante bocche da sfamare, quindi non Eh era certo. possibile. Alcune ammalate, quindi ecco, le teneva lei di notte, sedute sulla cassettina davanti a quel crocifisso che ha delle sembianze umane, diciamo. E lei pregava il cuore di Gesù e diceva: adesso io mi sono ritirata, riposati perché ci penso io Ma a infatti vogliamo raccontare un esprimere. po' chi era Suor Maria Pia Brando, la vostra fondatrice poi, eh? Sì, Suor Maria Pia Brando è una napoletana doc, perché nasce a Napoli da una famiglia benestante, il papà era il banchiere del Banco di Napoli. Quindi non mancava nulla, aveva precettori in casa, tutto. Però lei cercava. A 5 anni gli morì la mamma, resta orfana, gli morì la mamma, rimane orfana e quindi ecco che chi le sta vicino in quel momento è il Sacro Cuore. Lei si dispera perché dice: mamma, si accorge che la mamma gli è stata tolta. E in quel momento le appare il cuore di Gesù e dice: non ti preoccupare, io sarò il tuo mondo, io sarò il tuo tutto. Affidati alla mamma mia addolorata. Lei si è affidata alla mamma addolorata e da quel momento ha chiamato solo lei. Ecco perché anche Suor Maria Pia si dedica all'infanzia abbandonata e a tanta cura per chi soffre. In prima persona lei ha sperimentato questa, Eh diciamo, certo. l'orfanatista, rimanere orfana di mamma e poi così piccolina, insomma, è veramente una Ma tragedia. infatti E chi quindi soffre lei poi viene capisce chiamata meglio, qui a Mugnano certo. dalla Curia di Napoli per portare avanti questa storia che già era iniziata qui, un piccolo ritiro dei Sacri Cuori si chiamava. Però poi con lei la storia continua e cambia molto. Perché abbiamo questa statua del Sacro Cuore che lei offre ai Mugnanesi e in più questo santuario che lei costruisce man mano e quindi lo abbellisce sempre più. Eccoci qua. Siamo oggi noi a raccontare questa storia di madre. Don Leoni, Abbiamo hai... iniziato il processo di Sì. Ecco. beatificazione, si sta portando avanti con il consolatore Don Antonio Salvatore Paone del Santuario di Sant'Annunzio Supplizio, con la speranza che la Chiesa più presto possa Certo, riconoscere speriamo questa che sia un statua. processo veloce, così almeno possiamo onorare anche Suor Maria Pia Brando. Ma Suor Leonia, mi piaceva tantissimo il racconto che ci hai fatto dello scausone, cioè proprio questa idea di Gesù che apre la teca, si toglie i sandali e cammina per strada. Insomma, Gesù questi scherzi li fa. Gesù questi scherzi li fa. Però c'è anche un altro aneddoto che tu mi raccontavi, di quando la statua del Sacro Cuore di Gesù doveva entrare in chiesa. E questo voglio che me la racconti in napoletano, Sor Leonia, perché rende di più. E quindi quando fu poi pronta questa statua, riprendendo il discorso di prima, no? Sì. E naturalmente non si aspe nessuno aspettava che, si aspettava che era così bella, fattezza di uomo, l'altezza. Quindi la portarono qui all'entrata del santuario per entrare in chiesa. Avevano preparato questa posizione, diciamo, questa nicchia dove il cuore di Gesù doveva. A quel punto si accorgono che la statua non entra, è molto alta. Allora la Madre Maria Pia dice: scausone, tu qua devi stare, quindi se vuoi vedi cosa devi fare. In quel momento, davanti a tutte le persone radunate, il Sacro Cuore si abbassa ed ecco, abbassa la testa ed entra in quella nicchia. E infatti lo vediamo
curvo con le braccia aperte che entra poi in quella statua e lì poi è rimasta, anche se sono stati fatti degli ammodernamenti Eh nel certo, Suor Leonia, santuario. noi Però... vediamo una ragazza a fianco a te, ma il tempo ormai è scaduto, diciamo così, ecco, usiamo questo termine un po' rude. Però promettiamo che ci rivediamo molto presto, salutiamo tutti voi lì, vi ringraziamo, ricordiamo che la festa del Sacro Cuore di Gesù, del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, è sempre la terza domenica di ottobre, vero Suor Leonia? Sì, sempre la terza domenica di ottobre perché da quando ai tempi della Contadice, fine 800, inizio 900, lei ha voluto che questa festa si tenesse la terza domenica di Perfetto. ottobre perché... Allora, Vabbè. grazie Sor Leonia. Io vi Io devo, sono sì, rimasta con purtroppo lei che abbiamo voleva raccontare tassativa, questa persona. come si dice, la pubblicità. Vi abbraccio fortissimo, ma ci vediamo presto. Grazie Sor Leonia, grazie a tutti. Va bene, grazie a Noi voi, andiamo in ciao. pubblicità.